Lady Car, unica concessionaria ufficiale Hyundai per Arezzo e provincia. Vasto assortimento vetture nuove. Via Dona Cattenne 17, Arezzo. Venite a trovarci. Buongiorno. Oh, ciao, buongiorno. Il primo Car Tube dell'anno 2019 con l'Araldo della giostra. Si inizia subito alla grande. Allora, andiamo a bordo della nostra Hyundai e quindi partiamo per questa nuova puntata. Francesco Sebastiano Chiericoni, questo doppio nome. No? Sì. Francesco Sebastiano, l'Araldo della giostra, dai, è una tradizione che della vostra famiglia, insomma, tuo padre è stato l'Araldo per quanti anni tuo padre? No? 40, cioè un po' meno di fila, un po' meno consecutivamente, poi ha fatto il 40esimo anno quando c'è stata la straordinaria. Per il giubileo. Sì, me lo ricordo. Anzi, lì proprio 40 anni spaccati, perché dal 28 agosto al 27 agosto del 76, quindi dal 2016, no, se ricordo bene. Ecco, nel 76 fu la sua prima giostra. Sì, mi sembra di sì, il 27 o il 28 agosto, sì. Diciamo che hai ereditato la sua voce, che insomma è particolarmente... Ma più che no, io ho ereditato i suoi insegnamenti, penso più di tutti, che sono stati fondamentali, perché poi sai, la voce... penso che sia comunque un po' diversa, magari sono anche, però quella è una cosa naturale, non lo so, sono contento, se mi dicono che gli assomiglio io sono solo contento. Guarda, ho grandissima stima di tuo padre, guarda, è un personaggio veramente di uno spessore unico, ma anche fuori, io parlo, insomma, ho la fortuna di conoscerlo anche fuori dall'ambito giostra, ecco, soprattutto lì, che insomma è una persona molto umana, quindi grandissima stima. Poi insomma, credo che tu gli possa assomigliare non solo fisicamente, insomma. Io spero anch'io quello, perché quello che hai detto sicuramente l'ho ritrovato anche io nel comune sentore delle persone, mi ha sempre fatto piacere, perché poi sai, lui ha fatto un lavoro che ormai è abbastanza noto, non c'è manco più bisogno di farsi pubblicità, sempre a contatto con la gente, esatto, no, vendendo le automobili è sempre a contatto con le persone, esatto, quindi non è io uguale, faccio un altro tipo di mestiere, però sono sempre a contatto con le persone uguali. E spero di aver appreso, infatti, non solo quella cosa lì, ma mio babbo mi ha insegnato tantissimo il rispetto del lavoro. E poi, sai, una battuta, permettimela, no? In America ci sono due tipi di lavori che sono considerati proprio gli squali per eccellenza, no? Quali? Il concessionario e l'avvocato, a casa mia sono fatti tutti e due, quindi lasciamo perdere, insomma, no? Quindi si spera di rompere questa, nel senso che non me ne vogliano i colleghi o gli altri, noi, si fa per scherzare. Noi rispetto all'America abbiamo... Sì. Un mestiere da squali è uno, è quello del politico. Sì, sì, infatti ho poi preso l'America sono le eccezioni, cioè, ovviamente. Mi era una battuta, infatti, perché non ritengo che di dover denigrare nei concessionari, però insomma è l'America, sai, fa proprio stato a sé. Infatti c'era un video una volta, un film con Robin Williams, che purtroppo non c'è più. Attore straordinario, che proprio faceva il concessionario di macchine. Ora non mi ricordo, che era sempre in mezzo a casini, insomma, mezzo. No, il concessionario non mi ricordo mai. Sempre ambientato in America, comunque. Vabbè. E te invece hai scelto la carriera forense, quindi sei avvocato. E quindi eserciti qui in Arezzo, in via Crispi, no? Cioè, sì. L'ufficio, lo studio. Quindi... Sì, vabbè. Vabbè. Questa è una scelta di studi, vabbè, ma sì, ogni tanto, come mi dicono, oltre a Araldo faccio anche l'avvocato. Cioè. A tempo perso. Sì, sì, no, infatti l'altro giorno simpaticissimo con un collega mi trovò, mi presentò suo figlio, dice, questo è l'Araldo, poi ogni tanto fa anche l'avvocato, ma non ti penso bene. Tante volte tu ne avessi bisogno, insomma. No, vabbè, ma è anche... piacevole prendere tutto con spirito giusto, no? Che il lavoro deve essere un piacere, tutto deve essere un piacere, se no. Ecco, parlando inevitabilmente della giostra, almeno in questa nostra prima parte, devo dire che insomma, io
quasi 58 anni, insomma, quindi mi ricordo che da piccolo non c'era tutto questo, c'era tutta questa passione, questo grande amore nei confronti della giostra, non ci si ricordava della giostra semplicemente la settimana prima, invece insomma, io vedo che adesso è cambiata in una maniera pazzesca la storia della giostra e soprattutto la passione che unisce la città a questo grande evento storico, che sì, tale lo considero. Siamo cresciuti tantissimo, questo è inevitabile perché gli anni passano ed è giusto crescere, no? Tutto cresce con il passare degli anni, se non fosse successo anche la giostra probabilmente sarebbe finito. Invece è cresciuta tantissimo, aiutata dai miglioramenti, dall'esperienza, dall'avvicinamento, dettato anche dalle nuove generazioni, no? Che si sono avvicinate, anche le zone stesse di Arezzo, per esempio, probabilmente prima era troppo circoscritta la parte storica, la giostra, no? C'erano quei pochi affezionati. E poi si espansa, perché pensiamo alla zona, non so, di Giotto, no? Per dire, sì, che sì, probabilmente, io te lo dico perché ricordo che avevo gli elementari, quindi io nel 79-80 avevo degli amici che vivevano nella zona Giotto e non la seguivano nel giro di pochi anni. Ora quella poi è la zona di Sant'Andrea, quindi ti puoi immaginare che con l'avvento di Martino Gianni e le vittorie poi si sono facilmente avvicinati tutti, però c'è stata proprio un'espansione a livello cittadino. Poi è cresciuta a livello tecnico, dai, ora è una manifestazione che può crescere ancora tantissimo, ma insomma. Sì, soprattutto questo fatto, mi ricordo che insomma un 5 una volta era una cosa straordinaria, insomma, una cosa che capitava raramente, adesso il 5 insomma, almeno un paio in ogni giostra vengono stampati. Sì, il livello tecnico si è alzato ed è anche bello che si è alzato tutto a favore dei nostri fantini, no? Perché prima andavamo a prenderli a Faenza, sì, ora non voglio rubare il mestiere agli storici perché poi non sono così esperto di nomi di fantini, però obiettivamente li andavamo a cercare fuori, erano tutti bravissimi, poi ci hanno aiutato a crescere, anzi bisogna dirgli soltanto grazie, non voglio essere frainteso, però adesso abbiamo l'orgoglio di avere una nostra scuola e sono i nostri che vanno a vincere fuori, per quello che si vede nelle altre manifestazioni storiche, di tutto rispetto oltretutto. Un po' questa situazione l'ha cambiata Martino Gianni, cioè Martino Gianni che è stato forse il primo vero e proprio quartierista che praticamente è diventato fantino. Insomma. Io l'ho sempre detta questa cosa qui, Martino Gianni, e ripeto, senza togliere nulla agli altri, perché poi anche di recente ho avuto il piacere di assistere a dei ricordi di fantini storici, tra cui Franco Ricci eccetera, però Martino Gianni ha cambiato veramente la giostra del Saraceno, ha cambiato totalmente, e la nostra generazione, la mia, la tua è uguale nell'ambito di 2 o 3 lustri, dai, io sono un pochino più giovane di te, però comunque abbiamo visto e vissuto proprio il cambiamento della giostra a livello tecnico, dove è andato, ha insegnato, ha aiutato, ha fatto progredire a livello tecnico. Poi anche a livello tecnico, anche la stessa manifestazione dal punto di vista del corteo, dell'organizzazione è migliorata, è tutta un'altra cosa rispetto al passato. E... sì, proprio vero, speriamo, c'è sempre questo grande handicap che non riesce a fare l'ultimo salto, no? Forse probabilmente perché l'unico evento diciamo di rievocazione storica che viene trasmesso in televisione è il Palio di Siena, poi per il resto tutti gli altri non conoscono la fortuna di essere irradiati via televisione, anche se poi alla fine, ecco, io mi ricordo che da piccolo, insomma, la Rai poi aveva trasmesso, ma negli anni 70 c'era stata questa diciamo, questo interessamento da parte della TV pubblica nei confronti della giostra. Durò poco, a quello che io ricordo, però insomma ci fu un momento in cui la giostra addirittura mi sembra
una volta anche in diretta. Sì, mi sembra di sì, assolutamente. Poi va bene, è anche vero che oggi con l'avvento oramai definitivo della televisione commerciale, io non so come ancora possono fare a mettere in onda il Palio di Siena, insomma. Quindi... Non lo so, ma sai, lì è ormai diventata una tradizione un po', ma io ritengo, ora di dire una banalità, perché so che abbiamo sempre detto a tutti noi aretini, cioè c'è il problema probabilmente che la giostra è un po', per concedetemi il termine, antitelevisiva, perché ha dei tempi lunghi, ha un regolamento complicato, che necessiterebbe di un cicerone per qualsiasi persona che viene da fuori sempre a dare le spiegazioni. Ci vorrebbe il tempo, non lo so, la giostra non è, cioè il Palio viene trasmesso, però Massimo, obiettivamente l'italiano ha sempre guardato quei 2-3 minuti di corsa dei tre giri, cioè alle 7-7:30 è facile poter prendere campo tra le persone comuni, è una corsa di cavalli. Sono convinto che fuori da spiegare, appunto, no, ma poi soprattutto fuori da Siena, anche se la mossa c'ha tutto il suo, ma non credo che ne freghi niente quello di Milano, di Bergamo, guarda quei tre giri, si diverte per vedere quale cavallo arriva prima, quindi si inchioda alla televisione, no, alla giostra. Io ho avuto ho tanti parenti da fuori, va bene, la mia mamma è di Città di Castello, quindi ho invitato tanti parenti, e anche il mio babbo col lavoro della concessionaria invitò nel passato tanti colleghi, e sono tutti rimasti sconvolti in senso positivo dalla bellezza della giostra, però una volta vista dal vivo, e dovevamo sempre spiegargli tutto, no? Prima dell'inizio della giostra, cioè è complicato, ti dico i miei parenti perché l'avevano spesso vista sull'emittente televisiva, e non aveva la stessa, pur facendo bene il loro lavoro, quelli delle emittenti televisive, ma è un problema di tempistica, cioè. Sì, no, indubbiamente. Ci sono dei tempi morti, è indubbio, questo non. Però sarebbero tempi morti ideali, io lo dico da sempre, per mandare in onda qualche spot. Sì, no, ma bisogna lavorare, esatto, io non sono del mestiere. No, ma io sono del mestiere. Bravo Massimo, io però sono convinto che questo problema andrebbe risolto prima o poi. Io ho parlato con qualcuno all'interno ma continueranno, ci stanno provando. Ed è bene che si vada avanti, non è che con questo discorso bisogna tirare le remi in barca e dire no, tanto ormai non possiamo più farlo. Massimo, purtroppo non è mestiere mio, non saprei cosa dirti, perché se ci vuole sicuramente un bombardamento pubblicitario, però magari ci sono anche motivi di costi, di soldi, non credo che sia molto facile riuscire a rendere la giostra come un evento nazionale cronico in cui, guarda che bello c'è la giostra, guardiamola, non lo so. Vabbè, passo per passo, ti dico che insomma, rispetto anche al recente passato, Arezzo ha fatto dei passi da gigante, per esempio dal punto di vista del turismo, della presenza turistica. Io insomma, mi stupiccio ogni tanto gli occhi, perché per anni e anni e anni la nostra città è stata proprio fuori dalle rotte del turismo culturale, insomma, tutti quelli che facevano il giro della Toscana, Arezzo comunque la lasciavano forse per ultima, e poi insomma non venivano a visitarla. Adesso insomma abbiamo veramente un boom di Arezzo, e poi quando vengono rimangono tutti piacevolmente colpiti. Guarda, io anch'io ho parenti da fuori, perché poi io sono figlio di padre aretino e di mamma pugliese, quindi in Puglia ho tanti parenti, no? E via via che vengono, e via via che insomma li ho ospitati a casa mia, gli ho fatto vedere la città, rimangono tutti quanti a bocca aperta, insomma, mi dicono ma io non immaginavo che Arezzo fosse così bella. Questo da una parte ti riempie d'orgoglio, perché cioè, mi sento aretino al 100%. Però allo stesso tempo insomma, ti ponevi questa domanda, dico ma porca miseria, ma perché non bisogna? Non abbiamo una torre che pende, dai. Non abbiamo forse il monumento un po' caratteristico, ma comunque anche questo è un problema storico, perché poi noi abbiamo uno skyline meraviglioso, quindi
Ma io credo, penso, ma lo penso veramente, ma non parlo da aretino orgoglioso e basta. Io dico che probabilmente Piazza Grande è una delle piazze più belle d'Italia, cioè, non invidia niente a nessuna città, insomma, trovatemi una. A tutto il centro storico, cioè, tutto il centro storico. Se uno straniero viene, uno straniero italiano, insomma, da fuori, in pochi minuti può visitare tutto e vedere la bellezza. È una perla, Arezzo, inutile, no? Certo, noi abbiamo l'orgoglio, ora qui ne parliamo tra di noi, Ciao. Però è anche un dato oggettivo, non è che ci stiamo a imbrodolare di cose troppo egoistiche. È bella, è oggettivamente bella e i risultati lo dimostrano, soprattutto quando la gente viene e poi dopo ci vuole il tempo anche lì, probabilmente, no? Il passaparola, Roma non è stata costruita in un giorno. Assolutamente. Altra banalità, però a volte le banalità sono le più grandi verità, no? Lady Car, unica concessionaria ufficiale Hyundai per Arezzo e provincia. Vasto assortimento vetture nuove. Via Donacattenne 17, Arezzo. Venite a trovarci. Noi ci siamo trovati il 15 di marzo del 2018 in tribunale, quando c'è stata questa famosa udienza, quando fu concesso l'esercizio provvisorio all'Arezzo, che poi è stato diciamo il là a tutta questa serie di reazioni a catena, con l'avvento della nuova proprietà, insomma, il fallimento della vecchia, però insomma siamo riusciti a conservare questa benedetta serie C. E io mi ricordo la tensione di quella mattina, insomma, che insomma, te eri lì non solo come tifoso, perché ricordiamolo, sei tifoso, ma eri anche, diciamo, l'avvocato di Orgoglio Amaranto, quindi rappresentavi quell'1% della società, che è stato decisivo, insomma, la presenza di Orgoglio Amaranto con quell'1%, se no qui stavamo probabilmente a parlare di ritorno in prima categoria, forse, non lo so, sarebbe andata a finire male. Che dirti? Sì, cioè, prima di tutto hai detto bene che io, più come tifoso, perché guarda, dopo è ovvio che svolgevo il mio ruolo, ma solo dal punto di vista anche qui tecnico, no? Cioè il famoso poter presenziare in nome per conto di, ma io in realtà sia io, tu hai visto che c'eravamo io, Roberto Cucinello, Duccio Borselli, che allora presidente, vicepresidente, Gianluca Zinci, il segretario generale, cioè c'era Orgoglio Amaranto, la rappresentativa dell'Arezzo, Paolo Bertini che si è dato tanto da fare, c'erano Giorgio La Cava e Massimo Anselmi fuori, cioè c'era tutto il gruppo che ha lavorato, quindi dall'amministrazione comunale a noi, e noi uso più le mani stati proprio come Orgoglio Amaranto, per far sì che rimanesse accesa quella fiammella, no? Perché è inutile tornarci troppo sopra, però la parola stessa di quello che abbiamo ottenuto, no? Esercizio provvisorio, era una situazione provvisoria per permettere di poter andare avanti. Come si dice ad Arezzo, senza Lilleri non si l'allera, quindi tutto il puzzle necessitava di ogni singola tessera. La tensione poi era palpabile per mille motivi, perché non si sapeva, non si capiva, c'erano i tempi, era una situazione che ritengo non corretto, non la sede giusta, no? Per raccontare quanti elementi tecnici, giuridici e cavillosi ci sono stati in quel momento, no? Che davano la tensione, la presenza o meno della vecchia proprietà. Ormai qui no, la battuta la posso fare, no? Ormai è noto la presenza di un collega senza procura che l'avevano mandato. Quella è stata veramente la risata finale.
Sì, ma poi spezzo una lancia fuori del collega, cioè, poro Cristo, cioè, non c'entra niente, lui si vedeva che era stato mandato velocemente, cioè, a noi ci succede, ci succede spesso, no? di presentarsi in udienza quando ci sono delle emergenze, guarda, il giudice per delega orale, queste cose succedono, lì c'era una situazione di delicatezza e per fortuna la fermezza del dottor Picardi di rendere la procedura più regolare possibile e ha portato al risultato che tutti sappiamo, ma c'era poco da pensare, voglio dire, no? Lì doveva essere deciso in poche ore, era una situazione veramente anomala, infatti molto spesso venivano fatti paragoni con Vicenza, con quello, con quella non c'entrava nulla, perché erano situazioni completamente diverse, in altre situazioni avevano avuto più tempo per poter analizzare, per poter verificare, insomma, ripeto, non mi voglio addentrare in cose tecniche, ma ne abbiamo già parlato abbondantemente anche voi, con molta professionalità, voi giornalisti avevate già chiarito gli aspetti, però... È stata una bella avventura comunque, veramente, proprio perché si è svolta tutta nel giro di poche settimane, pochi giorni, dove, come si dice, il ferro va battuto quando è caldo e sono state fatte le scelte veloci, rapide e più giuste. Questo sicuramente ha reso bella questa avventura. È stato un sospiro di sollievo, insomma, quando alla fine siamo riusciti, tra l'altro, a salvarsi anche sul campo, cosa che sembrava impossibile. No? Tessera del Pazzo, certo. Veramente certo. È stata una favola a lieto fine. Sì, sì, era una favola. Io quando ho parlato con Pavanel, che ha avuto questa fortuna, nel raccontargli a lui in quelle due o tre occasioni le vicissitudini di quei giorni, no? E anche i micro incastri che ci sono stati, che hanno poi portato alla concessione dell'esercizio provvisorio, ricordo che Pavane proprio disse: vedi, è quello che avevo detto ai ragazzi, cioè andate avanti, perché qui sembra, cioè, se ci fermavamo noi era inutile quello che avevate fatto voi e viceversa, no? Quindi tutti hanno avuto un ruolo decisivo, perché è un po' come un castello di carte, no? Se toglievi una carta crollava tutto. Poi, egoisticamente parlando, che ti devo dire, Orgoglio Amaranto, poi egoisticamente parlando, io parlo sempre di Duccio Borselli e Roberto Cuccinelli, perché sono amici, mi hanno chiamato per motivi di, capito, non tanto di professionali, ma di amicizia, nemmeno fortissima, capito? Però proprio la cosa più naturale del mondo, no? Cioè, eravamo in assemblea, il giorno dopo Roberto mi chiama: guarda, ci dai una mano te, perché ci conosciamo. Tutto era nato in maniera molto veloce, molto istintiva, molto senza calcoli, da chi ci rivolgiamo, proprio telefonata, che ne pensi, se ci viene a dare una mano. È nato tutto in maniera così serena e spensierata, che probabilmente ha portato a gestire la cosa in maniera meno fredda e più passionale. E loro, io veramente ho potuto toccare con mano, si sono meritati tantissimo lo striscione che hanno fatto in curva. Sì, no, ma lo fecero nella prima trasferta, subito il giorno dopo l'esercizio provvisorio. Sì, mi sfugge quale trasferta, ma tutto anche mi... portato il caffè in sala stampa, dai, ora abbiamo due lapsus, veramente siamo ancora stanchi dalla... qui si sta facendo una figuraccia, dai, eravamo insieme, però insomma gli fecero questo striscione di ringraziamento, perché era giusto, no? Mi pare più che ovvio, sono stati dei grandi. L'amore per una squadra, io non credevo potesse arrivare a certi livelli, lasciare tutto, abbandonare, cioè prima viene questo, poi tutto il resto, no? Ed è impensabile, quindi anche... Guarda, io tante volte faccio questa riflessione, l'ho fatta anche diciamo in tempi non sospetti, quando... c'era ancora Ferretti onorava i suoi impegni, però fondamentalmente la squadra di calcio è dei tifosi, no?
è vero valore aggiunto, perché se no, che ne so, se faccio un esempio, il Milan non avesse 5 milioni di tifosi tra l'Italia e l'estero, sarebbe una società normalissima. Cioè, voi, il valore aggiunto di una squadra di calcio sono i tifosi, e sono quelli che praticamente la fanno diventare importante o meno importante a seconda del numero. Però c'è questa contraddizione in essere, che poi alla fine le società di calcio sono in mano a dei privati, pur essendo il simbolo qualcosa di strettamente legato alla città, all'ambito nelle quali poi si muovono. E questa è un po' una contraddizione in essere, perché alla fine purtroppo tante di queste gestioni private finiscono malissimo, male, e sono in mano anche a avventurieri. Io, insomma, ho visto l'altro giorno e sono stupito, perché qui vicino a noi, nella provincia di Arezzo, Montevarchi sono stati costretti a ripartire, fra l'altro dalla terza categoria, a partire non dalla seconda, perché riuscirono a trovare una squadra con la quale fondersi. Però quelli che gestivano il Montevarchi, che lo fecero fallire nella peggio maniera possibile, che io richiamo banda di romani, insomma, perché, ora a distanza di qualche anno hanno preso le stesse identiche persone, hanno preso in mano il Viareggio. Cioè, allora mi domando perché continuano a gravitare nel mondo del calcio certi soggetti. Cioè, questi adoperano il calcio per fare business proprio a livello bassissimo, quindi gliene frega niente del Montevarchi, del Viareggio, non gliene frega niente. Hai risposto con la parola business, vedi, bravo, già. Cioè, il problema è che il calcio è solo passione. Chi non lo segue, infatti spesso non capisce, no? Denigra sempre quello che segue il calcio. E ti dirò, tu hai detto che la tifoseria è un valore aggiunto, non ti voglio contraddire, ma per me è un valore fondamentale, aggiunto è quasi deduttivo, lo so che ho capito il senso con cui lo voglio dire, io sono ancora, vado ancora oltre, cioè senza il tifo, senza i tifosi, il calcio è finito. Niente, è zero. Quindi il privato, l'imprenditore che vuole fare business, lo fa grazie ai tifosi che vanno allo stadio, grazie ai tifosi che guardano le partite, sia, appunto, tu hai fatto l'esempio del Milan, quindi là ci sono motivi di introiti televisivi, le televisioni e quant'altro. Nelle realtà più piccole è la gente che va allo stadio, chiuso il discorso, che siano 1.200, 1.500, 1.700, poi ognuno ha la sua dimensione. Infatti Arezzo ha una dimensione che è quella che è, però io, senza nulla togliere a tutti, perché dovrei fare un elenco enorme, quando è che abbiamo visto comunque la Serie B? Quando due imprenditori aretini appassionati ci hanno messo soldi e soldi, passione. Ma passione. Bene, cioè, quindi senza passione non si va da punte parti. Ma anche prima, cioè, comunque quando c'era la mitica cordata con Montaini, Brandini, Dini, cioè, anche loro avevano una passione, comunque l'Arezzo andava bene, capito? Cioè, io parlo dei momenti in cui, quando ci sono stati questi avventori troppo da fuori, senza un minimo di passione, le cose sono andate male. Io, che ho avuto in questo periodo il privilegio di conoscere un pochino più dettagliatamente le persone che oggi ci sono, posso dire la stessa cosa per due motivi diversi. Di Giorgio La Cava, per esempio, di Massimo Anselmi. Giorgio La Cava è un passionale, cioè è proprio in senso buono e scherzoso, è un malato di calcio, ed è quello che ci vuole, perché se non sei in quella maniera, se non hai quel briciolo di follia, di sana follia e di amore per il calcio, lui, non essendo di Arezzo, non si può pretendere che ami Arezzo. L'amerà con il tempo, magari l'ama di già, però è normale che prima ama il calcio, poi col tempo potrà amare Arezzo, ma intanto già si parte con una passione. Massimo Anselmi, non credo di dire nulla di male, perché l'ha dichiarato più di una volta, lui era avulso dal calcio, si è buttato anche, e ora si è
Si è ingarellato, dai, dove lo dice spesso. Siamo alla retina. Esatto, sì, diciamo proprio alla retina, si è ingarellato, lo vedo. Poi però, logicamente, che ci siano altre componenti, le lascio a loro, di gestione, di difficoltà. Però anche Massimo Anselmi mi ha dato quella retinità che serviva, no? Senza appunto togliere nulla a Giorgio, perché l'unione delle due cose sicuramente ha, però è sempre la passione, c'è alla base la passione da parte di Massimo sicuramente per Arezzo, perché lui essendo aretino vuole fare qualcosa di buono, no? E l'altro la passione per il calcio. Quindi poi si torna indietro e qual è l'unico motore che invece non muore mai in base alla proprietà che c'è? I tifosi. E quindi Orgoglio Amaranto, la curva, tutti, perché voglio dire, anche Orgoglio Amaranto, cioè, ha fatto, ma ha fatto grazie a chi? Ai tifosi che hanno fatto i versamenti. Non è che Orgoglio Amaranto ha preso con la bacchetta magica e ha risolto le cose. Tutti i tifosi che hanno fatto i versamenti, che si sono stretti intorno alla squadra, alla società e alle richieste. Magari lo dovrebbero fare anche l'unica cosa, piccola, l'hai già capito, no? Perché l'ho detto anche alla conferenza stampa qualche settimana fa, se ti ricordi, dovrebbero farlo anche quando le cose vanno bene, perché se no, cioè, quindi parlo di partecipare un po' anche agli eventi, che sono tutti autofinanziamenti per aiutare la squadra, no? Però. Questa è una città un po' lenta combustione, la passione ci vuole un pochino prima di metterla in moto. Mi ricordo l'ultimo campionato che abbiamo vinto, nel 2003-2004, insomma, viaggiavamo primi in classifica, ma insomma raramente si arrivava a 3.000, 3.500, 4.000 spettatori. Poi, come d'incanto, partita decisiva contro il Varese, che bastava un punto per andare sopra, si presentarono in 12.000 allo stadio. La domenica successiva, quando giocavamo col Numezzene, deserto, avevamo già conquistato la Serie B, quindi già tutti contenti. Proprio sì, insomma, io sapessi, faccio la radiocronaca per Radio Italia 5, quindi il giorno dopo, cioè, mi incontrano sempre un sacco di persone, ti ho sentito in radiocronaca, cioè, anche quando si gioca in casa non vengono, magari ascoltano la radiocronaca e si interessano di calcio, però insomma, quell'ultimo diciamo, chilometro non lo fanno mai per andare allo stadio, insomma, un po' mi fanno arrabbiare questi. Sì, Massimo, tanto invece non ti devi arrabbiare, perché secondo me è un problema generazionale. Io la vedo così, cioè l'Arezzo comunque è una squadra che, volenti o nolenti, ha visto due volte la Serie B, va bene? Siamo in una realtà piccola, una città piccola. A me mi dicono persone, appunto, quando ho parlato con Duccio, Roberto, che hanno un pochino più esperienza anche nelle trasferte, che non è che nelle altre città, cioè come media spettatori o media di soggetti, anche soprattutto che vanno in trasferta, siamo alti, almeno così mi hanno detto. Però fino a quando non arriveremo a vedere probabilmente un qualche cosa di più prestigioso come categoria per un po' più di anni, e quindi di conseguenza far affezionare le generazioni, no? Cioè i bambini, che poi diventa un'abitudine, deve diventare un'abitudine. Non puoi pretendere che una persona che non è mai venuta allo stadio improvvisamente ci venga. Ci viene quando c'è l'evento. Io sono molto brutale su questo, tanto Arezzo è questa, Arezzo è la città dove da piccoli cresciamo, vediamo l'Arezzo in Serie C, allora però la Serie A la guardiamo uguale, allora tifiamo una squadra, la tifiamo tutti, non ci prendiamo in giro, chi più chi meno, perché poi a tutti piace seguire il grande calcio e quant'altro. L'Arezzo non ha mai avuto quel lustro o quei 10 anni in Serie A che ha affezionato delle intere generazioni, quindi rimangono soltanto i veri tifosi, quelli che non gli frega niente, fanno bene, cioè non gli frega niente della Serie A di quant'altro, però poi i numeri poi sono quelli, Massimo, cioè io sono un po' pragmatico,
le utopie, le poesie. C'è una grandissima contraddizione in Italia, diciamo, abbiamo lo sport nazionale per eccellenza, il calcio, vedi, abbiamo una nazionale che ha vinto 4 mondiali, 10 spanne sopra tutti gli altri sport in quanto a interesse, abbiamo 60 milioni di tecnici in Italia, grandissimi appassionati, gente che si azzuffa anche la mattina quando va a fare colazione a bar su quello che è successo il giorno precedente, però abbiamo gli stadi peggiori di tutta Europa, cioè anche in Turchia, in Turchia ci sono le squadre che hanno gli stadi di proprietà comodissimi, tutti coperti, ognuno ha il suo posto, sedili, non ti dico ad arrivare a sedili riscaldati come in Germania, ma insomma poco ci manca, io mi giro, ma non è solamente il problema di Arezzo, è un po' un problema dappertutto, anche in Serie A ci sono questi stadi, sono l'Italia 90, stadi che sono noi abbiamo perso quel treno, l'abbiamo perso, Francesco, sì. Cioè il treno d'Italia 90 quando vennero stanziati tantissimi soldi, proprio miliardi, allora c'erano ancora le lire, e invece di fare gli stadi invece fecero parecchie chiacchiere, ristrutturarono degli impianti, te guarda poi Firenze, obsoleti, brutti, cioè cattedrali nel deserto, cioè, Firenze è uno stadio che veramente è improponibile, costruito negli anni 20, non lo possono toccare, non è... Allora, l'altro giorno io sono stato a vedere il film sui Queen, e Bohemian Rhapsody, tra l'altro bellissimo, e ho rivisto il vecchio Wembley dove io sono stato in gioventù, perché era un mito. Vedi, il vecchio Wembley fu costruito nell'Ottocento, cioè l'hanno demolito per costruire uno stadio avveniristico, cioè, per la verità hanno lasciato le due torri, però insomma è stato un po' come un tuffo al cuore, no? Il vecchio Wembley rappresentava qualcosa di fatto le cose italiane, perché cazzo nel deserto, cioè, guarda, prendo qui di Bari, a Firenze non si può tirare giù una curva, avvicinarla al campo e coprirla perché c'è la sovrintendenza che fa 50.000 storie, poi magari anche giustamente, non lo so, però sta di fatto che una soluzione devi trovare, cioè, poi anche perché domani a Firenze costruisci un altro stadio, di quello lì che ne fai? Che lo fai? Lasci lì monumento storico nazionale? Che ne fai? C'è questa domanda, no? Il tutto perché c'erano queste scale a chiocciola fatte dall'allora progettista, che sono considerate un reperto storico. Vabbè, comunque sta di fatto che la gente allo stadio ce ne va sempre di meno. Io sono appassionato di calcio inglese, lo guardo ogni tanto in televisione, e ti devo dire che insomma, anche lì ci sono le dirette della TV, però gli stadi sono sempre pieni, ma tra l'altro ci sono le squadre anche di per così dire anche di serie C, di terza serie, quarta serie, che hanno il loro stadio di proprietà, tutte quante, una cosa impressionante, quindi ma tu vedi, vieni incontro a un argomento molto particolare che non so se ti è capitato di avere notizie circa l'evento che proprio il Goya Maratta ha organizzato con due rappresentanti inglesi, hanno toccato proprio preciso questo argomento che hai detto te. Per esempio c'era il Andrew Walsh, che era il fondatore del FC United, che ha creato la seconda squadra di Manchester con uno stadio di proprietà, con una media di 3.500 spettatori a partita, e sono nella nostra Serie D, cioè è l'alternativa al mare. Ora lascia perdere le dinamiche, però appunto loro hanno spiegato l'importanza dei trust, dei tifosi proprietari delle società, però al di là dei meccanismi che ci vuole, anche lì ci vuole il tempo, è la cultura che manca, no? Cioè in Italia manca la cultura dello sport, del calcio, pur tutti gli accadimenti recenti lo dimostrano, perché se uno vuole, basta vedere lo stadio della Juventus, che come l'hanno creato, allora vuol dire che si può renderlo a dimensione di famiglia, perché ci vuole che la gente possa andare allo stadio per passare una giornata, per portare i bambini, altrimenti non
si può pretendere di avere. Vanno anche smilitarizzate le curve, perché sì, ma vedi poi Massimo, ce ne sono tante di, cioè, ti prendi il Sassuolo, cioè, io ho avuto anche lì la possibilità di vedere, perché ho un amico del mare che il figlio gioca nei giovani del Sassuolo, cioè, lui mi ha spiegato che Squinzi è arrabbiato nero, perché non è che ci sono tantissime persone, no? Però anche lì vedi cosa italiana, cioè il Sassuolo che però c'è lo stadio, prende cioè compro lo stadio a Reggio Emilia, la gente deve fare 50 minuti di e lì c'è tutto, è bellissimo, perché c'è tutto il centro commerciale sotto. Ci sei stato, quindi però manca sempre un pezzo, no? Cioè, perché deve arrivare l'imprenditore di Sassuolo che però prende lo stadio a Reggio Emilia e un'ora e mezzo di non diventa una cosa, sì, diciamo, me, che fu fra virgolette un'occasione, perché c'era questo stadio che era di proprietà della Reggiana, la Reggiana fallì e questo stadio andò all'asta, arrivò Squinzi e ho comprato. Lui ha fatto delle grandissime cose, infatti lui ha ragione ad essere arrabbiato, non lo so perché, probabilmente la distanza, stavo pensando, no, perché non sono andati in Europa League, se non erro. Ci sono stati la scorsa stagione, quest'anno. Hai visto mai Mapei pieno? No. Anzi, no, quasi sempre vuoto. Sì, è vero. Allora manca la cultura, manca, quindi poi un imprenditore mi dice come fa a investire. Se domani mattina, appunto, ormai si parla di questo, Squinzi si stacca, è normale. Non lo so, non sono così dentro da dare una soluzione, ci vuole il tempo. Allora Francesco, siamo noi godiamocela quasi, almeno questo momento, sì, no. dai, noi comunque non c'è il declassamento in nessuna categoria che ci possa tenere lontani da questo stadio, quindi sì, bello, sì. Brutto che sia, scomodo quanto ti pare, insomma è sempre lo stadio che ospita la nostra grande passione. Allora Francesco, noi siamo quasi arrivati al termine del nostro viaggio. Io l'ultima domanda che faccio sempre a chi sale a bordo riguarda la lettura, ecco, perché io insomma considero purtroppo l'Italia un po' anche da questo punto di vista indietro rispetto al resto dell'Europa, si legge poco. E a chi ospito chiedo sempre che libro hanno sul comodino in questo momento, perché insomma, io perlomeno la gran parte della lettura la faccio prima di addormentarmi, insomma. Ho spento definitivamente la televisione. Guarda, in questo momento ho il libro che l'ho cercato, ci ho messo tanto, perché io sono, allora io non sono un grande patito di lettura, ma molto più di cinema e di musica. Infatti prima mi hai accennato il essere andato al cinema a vedere Bohemian Rhapsody, quindi per me era proprio il connubio perfetto, no? Le mie due passioni, il cinema e la musica, molto più della lettura, ma probabilmente anche perché con il lavoro che faccio io sono tutto il giorno a leggere e a scrivere, quindi c'è una sorta di viene fuori una sorta di pigrizia mentale che mi riviene fuori più che altro d'estate. In questo momento comunque questo non vuol dire che non leggo, è che non li mangio per stanchezza poi mentale della sera. In questo momento c'ho il romanzo di Dune, non so se conosci il film che aveva poi fatto David Lynch, perché volevo leggermi il romanzo, quindi mi fai questa domanda. Ho il romanzo da cui è stato tratto il film Dune di David Lynch. E poi sono molto amante di gialli thriller, quindi ho letto per anni il banalissimo Stephen King, che ho smesso di leggere perché forse c'era troppi ghostwriter dietro. Amo la follia Ken Follett, Jeffrey Deaver per i gialli thriller, sono abbastanza, non vado molto sui generi. Sei un giallista, dai. Sì, allora. Sì. Sì. Allora, siamo giunti al termine. Fra l'altro sei venuto un Vespa, no? Sei un Vespista anche te, anch'io sono appassionato. Pioggia, neve, vento non mi interessa, solo Vespa, anche perché mi muovo meglio, città misura d'uomo ancora e quindi. Poi dai, la Vespa è la Vespa, dai, non mi fanno ridere gli scooter, io li chiamo i plasticoni, no? Cioè, la Vespa è la Vespa, stop, non si discute. E quando in Italia inventarono la Vespa, in Giappone ancora andavano neanche in bicicletta. Ma scherzi, no, ma poi sono anche dei mezzi che hanno un valore,
assolutamente, ma scherzi. Io c'ho la mia è del mio nonno, è una cosa che mi ha lasciato il mio nonno del 73 e sono gelosissimo della mia Vespa. Ci credo. Francesco, grazie a te. È stato piacevolissimo. Piacere reciproco. Lady Car, unica concessionaria ufficiale Hyundai per Arezzo e provincia. Vasto assortimento vetture nuove. Via Donacattenne 17, Arezzo. Venite a trovarci.